essere la rockstar di questa città. È proprio un saluto da rockstar quello che Matteo Biffoni ha fatto alla città che ha governato per 10 anni ieri sera al Teatro Metastasio, scelto per il bilancio di fine mandato perché qui il sindaco lanciò la sua ricandidatura. Dopo 5 anni dunque è un cerchio che si chiude, anche se il teatro si è dimostrato troppo piccolo rispetto alle richieste. In tanti sono rimasti fuori e costretti a vedere la serata dagli schermi del foyer. Lo slogan della serata, Prato e avanti, ha segnato gli interventi e filmati per rimarcare con orgoglio l'impronta che in questi 10 anni si è voluto dare. Abbiamo davvero trasformato una città che abbiamo trovato impaurita, smarrita, che si sentiva come una specie di Calimero, perché così veniva raccontata, quasi ultima periferia dell'impero, in una città dai tratti europei. Spesso punto di riferimento internazionale, chiamata a raccontarsi e a raccontare quello che fa nell'urbanistica, nella forestazione urbana, nell'economia circolare, nella scuola, nell'immigrazione, nella sicurezza sul lavoro, nell'innovazione tecnologica, nel turismo, nella cura di animali di affezione. Capace di mettere insieme le sue forze migliori per rialzare la testa e rivendicare orgogliosamente al mondo che Prato è Prato. Dai 10 milioni di euro del governo Draghi per rendere più competitivo il distretto tessile, allo sportello antisfruttamento, dagli investimenti in ambito turistico a quelli sulla mobilità sostenibile, dai tanti progetti PNRR alle politiche di inclusione sociali, per una città che in questi 10 anni ha dovuto affrontare di tutto, dalle tempeste di vento all'alluvione, dal Covid alle conseguenze degli scenari internazionali, dimostrando ancora una volta di avere un tessuto sociale forte e nessuna voglia di piangersi addosso. Una città intera si è fermata, ma la stessa città intera si è mobilitata. Biffoni rivolge un pensiero speciale alle vittime sul lavoro. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, anche ben oltre le nostre competenze, insieme alla regione, insieme alle parti sociali, agli ordini professionali e insieme alla Procura della Repubblica. E li ringrazio tutti, non sarebbe stato possibile farlo senza tutto questo sistema. Perché Prato è la città del lavoro, dei diritti di chi lavora. Poi tutti sul palco, assessori del primo e del secondo mandato, per immortalare questo capitolo della storia della città giunto al capolinea. Il sipario può calare, ma solo su questa esperienza. È difficile dire ora cosa Biffoni farà in futuro, ma probabilmente quella chitarra e il sogno che aveva da ragazzo di diventare una rockstar possono aspettare ancora. Una comunità meravigliosa ed unica. Siatene fieri, come lo sono io.